Nelle foreste tropicali dell'Indonesia e del Malesia vive una strana, bizzarra scimmietta che l'uomo e la scienza occidentali hanno incontrato e conosciuto relativamente di recente, ma le cui fattezze hanno per noi qualcosa di noto, come se l'avessimo conosciuta da sempre. Sì, sui capitelli, sui portali delle chiese romaniche, così come tra le guglie delle chiese gotiche, spesso abbiamo visto degli esseri un po' demoniaci, dei piccoli mostriciattoli dalla bocca di rana, dagli occhi di civetta, dalle grandi orecchie come fatte a cucchiaio. Beh, qualcosa del genere, anche se non così orripilante, c'è nella nostra scimmietta. Qualcosa che possiamo ritrovare anche nei quadri di un grande pittore visionario fiammingo come Hieronymus Bosch. Ma anche per chi non voglia circolare tra le chiese e le gallerie d'arte, beh, questa scimmietta può dire qualcosa, perché ha qualcosa in comune con gli elfi, con gli esseri che vagano nelle fiabe e nelle leggende, soprattutto leggende nordiche. Il suo stesso nome è un chiaro riferimento a tutto quello che vi ho detto. L'hanno soprannominata il Tarsio Folletto o il Maci Spettro. Spettro e folletto dunque la nostra scimmietta, ma non spaventiamoci, in realtà il suo carattere e le sue abitudini sono quelle di un innocuo acchiappagrilli notturno. In cattività anzi è estremamente affettuoso, benevolo, bisognosa di coccole, ma la cattività, le mura domestiche o tantomeno una gabbia non è il suo mondo più adatto, perché finisce per immalinconirsi e morire. È meglio vederla, come facciamo noi, fare degli incredibili balzi tra gli alti rami della foresta tropicale nelle notti di luna. I vulcani sono la caratteristica principale del paesaggio indonesiano. Lungo le coste frastagliate dai blocchi di lava si è formato un habitat molto particolare, popolato da strane forme di vita. Sul bagnasciuga, dove acqua e terra si alternano in continuazione, vivono gli anabantidi. Il modo in cui questo pesce si aggrappa alla superficie scivolosa delle rocce è reso possibile dalla presenza di un sottile strato liquido tra la superficie della roccia e la pelle dell'animaletto, il cui addome aderisce come una ventosa. Per poter respirare e quindi sopravvivere sulla terraferma, questi pesciolini si riempiono la gola d'acqua. Si nutrono di alghe e di piccoli animaletti che popolano la roccia. Un'aquila di mare lascia il suo posto di osservazione sulla costa e si dirige volando verso il boschetto di mangrovie dove si trova il suo nido. Là vediamo delle piccole inserature con spiagge di sabbia lavica nera. Questo è il territorio dei granchi segnalatori. Sull'ingresso delle loro tane, i maschi agitano incessantemente la loro enorme chela. Le femmine, invece, hanno un comportamento più discreto. Questo strano gesto dei maschi è un segnale per gli altri della specie. Attenzione, essi dicono, questo è il mio territorio, l'ingresso è ammesso solo alle femmine. Le piccole baie che frastagliano la costa sono state create dal consolidarsi della lava di antiche eruzioni. Su questo fiume di lava sono cresciute palme e altre piante. Gli alberi più grandi tra quanti hanno allignato nelle crepe di questa antica colata sono delle conifere tropicali appartenenti alla famiglia delle casuarine. Questa striscia di litorale
fa parte del Parco Nazionale del Tankoko Batu Angus, il cui nome proviene da quello dei due vulcani dell'isola, ancora oggi non completamente spenti. Non solo il Parco Nazionale, ma l'intera Indonesia è di origine vulcanica. Le 300 isole che formano l'Indonesia si estendono per una lunghezza di 5.000 km lungo la fascia equatoriale. Sulawesi, un tempo chiamata Celebes, ospita una varietà straordinaria di animali e di piante. 700 km quadrati di terreno sono stati messi a disposizione per proteggerli e preservarli. Il Parco Nazionale di Tankoko Batu Angus, con i suoi 50 km quadrati, è una delle più piccole tra le riserve indonesiane. La riserva si trova a soli 180 km a nord dell'equatore. Il sole tramonta quindi molto rapidamente e altrettanto rapidamente la notte tropicale scende sul bosco costiero. Gli pteropodi si sono svegliati e volano verso i loro alberi da frutta preferiti. Adesso che la luna è sorta sul mare, è giunta l'ora del nostro principale protagonista, il tarsio. Questi animali sono soliti farsi la tana nelle aprono nelle radici dei vecchi alberi. Il nostro tarsio ha l'aria ancora insonnolita. Con cautela e senza fare rumore, salta fuori dalla tana. Per prima cosa si preoccupa di contrassegnare il centro del suo territorio con l'odore della sua urina. Col passare del tempo si fa attivo e si mette in moto per un giro di perlustrazione. Il tarsio è alto circa 15 cm, ma in proporzione alle sue dimensioni corporee, i suoi arti posteriori sono più lunghi di quelli di ogni altro mammifero. Infatti, sono lunghi due volte l'intero corpo e hanno delle zampe straordinariamente pronunciate. Oltre ad avere una buona vista, il tarsio ha anche un udito molto fine, capace di percepire il minimo rumore anche nella gamma degli ultrasuoni. Questa particolare facoltà gli consente un ottimo senso dell'orientamento. Egli, infatti, come le civette, riesce a sentire le prede dal rumore che queste fanno avvicinandosi. Il tarsio, dopo aver catturato la preda, la uccide sbattendola per terra. Poi, dopo essersi appostato in luogo sicuro, la divora. Eccolo che socchiude gli occhioni per proteggersi dagli aculei che rivestono la zampetta della locusta. Per tutta la durata del pasto, che consuma con evidente piacere, sta continuamente allerta per non lasciarsi sfuggire l'arrivo di un altro eventuale possibile bocconcino. Il tarsio deve mangiare molto per soddisfare il suo alto fabbisogno energetico. Sta seduto sulla coda perché è un modo per consumare meno energie. Durante il giorno la foresta ha un aspetto molto diverso. L'aria si riempie di suoni misteriosi, ma di animali se ne vedono pochi. Il mimetismo è un sistema di difesa largamente applicato dagli abitanti della foresta. Questo sauro arboricolo è talmente ben mimetizzato da essere riconoscibile solo per l'imponenza del portamento. A Sulawesi vivono farfalle tra le più belle del mondo. Questa farfalla, ad ali d'uccello, può permettersi di indossare tanti sgargianti colori grazie alla sgradevolezza del suo odore, che la rende poco appetibile all'olfatto dei potenziali nemici. Nella foresta vergine le liane crescono rigogliose, i fiori invece sono più rari.
Qui, nella parte alta della foresta, vivono i bucerotidi, sono uccelli di grandi dimensioni. Si conoscono ben 55 specie di uccelli aniuma. Questo tipo, dal piumaggio particolarmente sgargiante, vive solo nel Sulawesi. Il suo picchiare sul ramo è un gesto di saluto e, nello stesso tempo, di demarcazione del territorio. Questo maschio fa la guardia al suo nido, dove sta rinchiusa la femmina intenta a covare le uova. Con il becco carico di frutti saporiti, il maschio è in attesa di nutrire la sua compagna. Una volta sicuro che nessun pericolo lo minaccia, si libra in aria per avvicinarsi al nido. Il maschio nutre la femmina passandole il cibo attraverso una stretta fessura che permette solo il passaggio del becco. Le due guardie forestali sono in cerca dei segni che i tarsi lasciano sugli alberi, urina o secrezione prodotta da particolari ghiandole odorifere, per delimitare il loro territorio. L'acre odore lasciato da questi animaletti può infatti essere percepito anche dall'olfatto umano. I due uomini contrassegnano il punto di demarcazione lasciato dai tarsi. Questa rilevazione serve a individuare il punto migliore dove tendere le reti per la cattura di qualche esemplare. L'osservazione del comportamento di un esemplare appena catturato va a integrare e a completare l'osservazione condotta sugli animali in libertà. I naturalisti, ad esempio, ricavano informazioni preziose dal peso corporeo e dalle dimensioni degli animali. Ogni sera e ogni mattina le guardie forestali fanno il giro di controllo per verificare se un tarsio si è impigliato nelle reti. Tra i tanti alberi che crescono nella foresta vergine pluviale, la mangrovia si distingue per la sua imponenza. Questi alberi hanno stranamente l'aspetto di una struttura architettonica o di un sistema di tubature costruito dall'uomo. Questa formazione a mangrovie, con le numerose radici a corona nascenti dal fusto e dai rami, ricopre una superficie di ben 100 metri quadrati. Il bufalo pigmeo, una specie che vive solo a Sulawesi, è oggi una delle specie più rare della riserva. Questo animale, chiamato anche anoa, è il più piccolo della specie bovina, tanto da misurare alla spalla quanto un capriolo. Si tratta purtroppo ormai di una specie in via d'estinzione. Gli anoa si alimentano principalmente dei frutti di un fico che crescono direttamente sul tronco della pianta. Poiché questi frutti cadono ancor prima di essere maturi, non vengono apprezzati dagli altri mangiatori di frutta, come gli pteropodi e le scimmie. Anche un animale leggendario come il babirussa mangia i frutti di questo albero. Le femmine dei babirussa presentano solo un timido accenno del tanta imponenza adornano la testa dei maschi, creando alle volte forme molto bizzarre. Babirussa e anoa, animali rari e in via di estinzione, vengono da qualche tempo a questa parte utilizzati nella ricerca sull'allevamento degli animali domestici. Questi esperimenti non sarebbero stati possibili se non si fosse provveduto a far sopravvivere questi animali nel loro habitat naturale. I parchi nazionali sono quindi delle fonti insostituibili di specie animali, da cui si possono ricavare forme animali allo stato selvaggio da utilizzare per incroci con razze domestiche già al servizio dell'uomo. Ai confini della riserva crescono palme da cocco ed erba da foraggio. È chiaramente visibile la mano dell'uomo che ha voluto creare una specie di zona cuscinetto intorno al parco nazionale. A breve distanza da qui, una colonia di storni dalle ali lucenti sta volteggiando intorno al tronco di un albero morto.
Nella parte superiore del tronco sono visibili delle cavità. Sono opera degli storni. La specie che vive a Sulawesi nidifica infatti solamente nei tronchi dei vecchi alberi. Questa preferenza è dovuta alla fragilità che caratterizza il legno di questi alberi e quindi alla maggiore facilità che gli uccelli hanno nel costruirsi il nido. Il loro becco, pur essendo più forte di quello di altre specie di storni, non lo è certo abbastanza per perforare il legno di un albero sano e forte. Soltanto nel periodo della cova è possibile vederli sul tronco. Durante il resto dell'anno, invece, questi uccelli continuano a sorvolare, in grossi stormi, il basso piano su cui si estende la giungla. Nella riserva di Tankoko Batuangus, il WWF ha installato una sua stazione di ricerca. Come abbiamo visto, ogni mattina le guardie forestali partono da questa stazione per il loro giro di ispezione alle reti. Finalmente un tarsio è caduto nella rete che era stata tesa per lui. Le guardie forestali lo portano immediatamente alla stazione di ricerca per effettuare le misure necessarie. I dati forniscono un'enorme quantità di informazioni circa la vita di questi animali. Ad esempio, pesando un certo numero di esemplari, è possibile individuare le gravidanze e determinare la stagionalità della riproduzione. Ripetendo i controlli su esemplari già catturati e rimessi in libertà, se ne può seguire la crescita e definire l'età adulta. Per concludere, due sono gli scopi specifici di questa ricerca: studiare le abitudini e il comportamento di questi discendenti delle scimmie e di conseguenza ricostruire la filogenesi della scimmia e quindi dell'uomo. I tarsi sono campioni di salto in lungo. Questi piccoli fasci di energia che pesano appena 100 grammi riescono a fare salti fino a 4 metri di lunghezza. Questo tarsio, chiaramente riconoscibile dalla lunghezza delle zampe posteriori, è stato disegnato agli inizi del secolo scorso da un ignoto autore che, anche se piuttosto liberamente, ne ha ricostruito le fattezze in base al ritrovamento di una pelle. Alcuni disegni, che risalgono al 1850, stanno già a indicare una buona conoscenza dello scheletro dell'animale. La caratteristica che maggiormente colpisce nel tarsio sono gli occhi, rotondi ed enormi, veramente incredibili. Un solo occhio è grande come tutto il cervello. Questa vista così sviluppata fa del tarsio l'animale più adatto fra tutti i mammiferi ad affrontare le tenebre notturne della foresta vergine. A causa delle loro straordinarie dimensioni, gli occhi del tarsio sporgono dalle orbite, evocando curiosamente l'immagine di due uova che fuoriescano dai loro contenitori. I denti incisivi, ben acuminati, funzionano come il becco rostrato della civetta, ma soprattutto queste scimmiette hanno molti punti in comune con i gufi selvatici. Vivono nello stesso ambiente, entrambi si muovono silenziosi attraverso la giungla alla ricerca del cibo. L'occo di Sulawesi ha inoltre le stesse dimensioni del tarsio. Qui un esemplare ci mostra con quanta agilità riesca a muovere la testa.
Il tarsio e l'allocco si nutrono delle stesse prede e in entrambi i casi la differenza tra gli esemplari maschi e femmine non è molto marcata. Mettendo insieme le similitudini fisiche, almeno per quanto riguarda la parte cranica, dei due animali e le similitudini comportamentali, risulta evidente come questi due elementi siano legati da un rapporto di causa-effetto e come il comportamento abbia quindi influito sull'aspetto esterno di queste due razze. Il tarsio generalmente si avventura da solo nella sua caccia notturna. Solo nelle prime ore del mattino la famiglia si riunisce per formare un nucleo sociale. Spesso i mammiferi notturni sono animali solitari. Molte scimmie diurne hanno invece un'intensa vita sociale. Singolarmente il tarsio riunisce in sé questi due atteggiamenti e il cacciatore notturno si trasforma di giorno in un animale di gruppo con intensi rapporti sociali. Questo comportamento sembra rafforzare una vecchia supposizione che voleva l'attività notturna degli animali favorita dalla solitudine e quella diurna dalla vita di gruppo. Verso l'alba, i tarsi sono soliti riunirsi in prossimità delle tane dove vivono le rispettive famiglie. Mentre alcuni membri della famiglia accorrono al primo sorgere del sole, gli altri si chiamano a raccolta per il sonno diurno. Maschi e femmine hanno voci molto differenti e l'insieme dei loro richiami e delle loro grida suona all'orecchio umano come un concerto. Uno strano concerto dai toni piuttosto impressionanti.